Enrico Lucherini, storico press agent, e oggi è qui per insegnare ai giovani ragazzi come avviare un ufficio stampa, come promuovere un film. Sono qua e la cosa mi piace molto perché ho sempre lavorato con i giovani, parlo anche di opere prime di registi, opere prime di attori importanti come i grandi che conoscete tutti, cioè i primi Mastroianni, i primi Gassman. Con Gassman ho lanciato il primo teatro tenda che c'era in Italia negli anni 60 e insomma è una vita avventurosa, è stata, però i giovani mi hanno sempre interessato moltissimo, aiutarli per poi farli diventare star. Allora, questi giovani verranno utilizzati, tra virgolette, per promuovere questo film giovanilistico, insomma. E come mai i giovani, che cosa si può prendere da loro? Certamente la giovinezza e poi delle cose che io non conosco, per esempio la musica. Questo è Una canzone per te, un film molto musicale, molto, molto piacevole da vedere, che uscirà a fine maggio e andrà contro i campionati del mondo. Spero che vada meglio questo che i campionati del mondo. E quindi da un film per giovani l'idea che ho avuto è far aiutare, cioè che il mio ufficio sia disponibile per aiutare loro a avere delle idee e che poi magari noi rubiamo e le portiamo alla massa, al grande pubblico. Lei fa il press agent dal 1957. 58. Io ho letto dal 57 che ha cominciato con La Dolce Vita, insomma girando un po' per i tavoli di Via Veneto. Vabbè, ma quello ho cominciato anche quando avevo 16 anni, io ho un'agenda piccola dove già parlavo, facevo medicina e contemporaneamente scrivevo delle cose su questa agenda che se vuoi te la faccio vedere, a 16 anni, quindi io il cinema veramente l'ho amato da sempre praticamente. Sì, uno dei ricordi più belli della Dolce Vita. Via Veneto, non c'è più, ci si incontrava tutti, si andava in questi bar, si discuteva, si litigava, dopo le prime di un Antonioni, di un Fellini, di un Visconti, di un Germi, è nato così il mio lavoro, è nato così. Un'ultima domanda, visto che questa intervista andrà su YouTube, che cosa pensa dei nuovi media? I nuovi media sono molto importanti, soprattutto per il mio lavoro, perché essendo io non più un giovane, devo affidarmi anche a loro. Delle volte loro sono arroganti, sono presuntuosi, vogliono subito cominciare a fare il protagonista o la protagonista di un film e quindi queste cose mi irritano molto. Non si fa così una carriera, si fa con molta fatica ma con grande entusiasmo. Grazie, allora in bocca al lupo per questo nuovo film. Andrà benissimo. Grazie.